Medico Risponde, diamo il buongiorno al professor Matteo Bassetti, direttore del Dipartimento Interaziendale e Regionale delle Malattie Infettive. Buongiorno. Buongiorno, buongiorno a lei. 800-647-71 per le vostre domande in diretta, 347-6766-291 per le vostre domande via WhatsApp. Professor Bassetti, parto con una domanda abbastanza secca, cioè abbiamo visto anche sui giornali in questi giorni queste scuole muoversi con la mascherina, qualcuno le distribuisce, qualcuno non le dà, qualcuno dice forse è meglio metterle quando siete insieme, qual è la sua opinione? La mia opinione è che di disastri nella scuola in questo paese se ne sono fatti tanti sul Covid. Ricordo a tutti, perché molti probabilmente se lo sono dimenticati, siamo stati il paese dove le scuole sono state chiuse più a lungo, anche quando nel 2020 altri paesi, anche vicino a noi come la Francia, tornavano a scuola, noi abbiamo mantenuto quelle scuole chiuse praticamente per tutto il 2020 e parte del 2021. Siamo stati il paese che ha fatto più la DAD, siamo stati il paese che ha utilizzato di più le mascherine obbligatorie che sono state levate, direi all'inizio di quest'anno, fondamentalmente nelle scuole. Li abbiamo obbligati ai distanziamenti, li abbiamo obbligati a evitare gli assembramenti e mi pare che tutte queste misure non siano servite assolutamente a niente, nel senso che la circolazione del virus è avvenuta comunque, non ha dato nessun tipo di effetto importante su quella che è la popolazione scolastica, anche perché evidentemente si è vaccinata tra il 2020 e il 2022, e quindi non capisco sinceramente la ragione per la quale si debba tornare a parlare di mascherine a scuola. È l'ultimo luogo nel quale si possono usare le mascherine, anche perché a mio parere non servono a niente in quel contesto. Purtroppo questo continuare a propagandare la mascherina nelle scuole e anzi a imporla, sa cosa ha fatto? Che nei ragazzi ha reso questo strumento, che magari nella vita poi gli potrà servire, uno strumento considerato come un qualcosa di negativo. E questo è un peccato, perché la scuola dovrebbe aiutare i ragazzi a formarsi dal punto di vista educativo e dal punto di vista culturale, ma dovrebbe insegnargli anche qualche principio di tipo sanitario. E avergli imposto la mascherina non ha fatto altro che fargli pensare che sia uno strumento di imposizione che non abbia nessun tipo di beneficio. E questo evidentemente è un errore clamoroso che devo dire alcuni continuano a commettere. Io ormai devo dire che la mia posizione è chiara, lei la conosce, è chiara da 3 anni, non è mai stata in dubbio la mia posizione nelle scuole, non lo è oggi, e mi stupisce che ci siano ancora presidi, insegnanti e altri non addetti ai lavori che invadano il campo delle competenze scientifiche, perché quando un preside o un insegnante dice allo studente di mettersi la mascherina, evidentemente fa qualcosa che non è di sua competenza. Forse avremmo dovuto reintrodurre i medici scolastici per fare sì che i presidi e gli insegnanti avessero con chi consultarsi. Sinceramente rimango basito da tutto questo e evidentemente me ne dispiaccio. Siamo l'unico paese, glielo posso dire perché ho sentito ieri amici e colleghi Francia, Spagna, Portogallo, la stessa Germania, che non minimamente nessuno parla di tutto questo, siamo rimasti l'ultimo paese in Europa. Allora, andiamo con le domande, professor Bassetti. Buongiorno. Vorrei capire dal professore, se possibile, quanto c'è di vero nei casi denunciati sui danni post vaccino Covid in alcune trasmissioni televisive. Grazie. Ma guardi, io credo che il luogo dove denunciare eventuali eventi avversi ai vaccini non è quello delle trasmissioni televisive, anche nazionali, ma è quello delle commissioni all'interno delle ASL che valutano gli effetti collaterali. Se ci sono degli effetti collaterali, devono essere segnalati alle autorità competenti, che valuteranno i casi. A me risulta che di molti casi che vengono riportati come legati al vaccino, in realtà siano legati ad altre problematiche. Ci sono persone che hanno problemi importanti che esordiscono 6 mesi, 8 mesi
dopo la vaccinazione. Ricordo a tutti che perché un evento sia correlabile alla vaccinazione deve avvenire in un tempo sufficientemente breve dopo la vaccinazione, quindi in genere o effetti nelle prime 48 ore o dopo una settimana, 10 giorni. Ecco, evidentemente molti degli effetti che vengono ascritti alle vaccinazioni, sto parlando di effetti neurologici, sto parlando addirittura di effetti tumorali, perché qualcuno ha detto mi ha risvegliato il tumore, non sono mai stati provati. E quindi evidentemente in questo paese si preferisce seguire le trasmissioni televisive che non la medicina, i medici, l'AIFA e le commissioni all'interno delle ASL. Io ripeto, bisogna che cerchiamo di rimettere un po' le cose al loro posto, perché sennò qua abbiamo ormai la gente si cura su Google e sente che cosa deve fare dalle trasmissioni televisive. È un cortocircuito, mi pare, tutto questo. Pronto, buongiorno. Pronto, buongiorno, sono Walter. Posso parlare in modo civile? Sì, prego, qui si Posso? parla in modo civile. Prego, Walter. Accolti. Non so se si rende conto, dottor Bassetti, che tutti i giorni lo vediamo anche per televisione, non è la Befana che lo dice, anche Rete 4 fuori da qua. Quanta gente è stata danneggiata dal virus? Quanta gente è morta? La rimborsa lui? Non so se si rende conto, continua a insistere con questi vaccini, che io me lo sono preso in forma leggera come tanti amici, ho curato il virus con un po' di aspirina. Questi vaccini hanno fatto più danni che la graniola e continuate a insistere sui vaccini. Io con questo dottore qua vorrei parlarci, siccome vado in chiesa, vorrei parlarci a quattro occhi e pagarci anche un piatto di lasagna perché sono andato da mio fratello, farmi capire che è sulla strada sbagliata. Bene, bene, grazie, grazie. Ma allora, Walter. io assolutamente, se, io credo che questo sia il tenore dei risultati di quello che dicevamo prima. Insomma, siccome ieri sera è andata in onda una trasmissione televisiva nazionale che ha nuovamente parlato di questi problemi, io sinceramente, ormai posso dire una cosa, sinceramente, se uno non si vuole vaccinare, non si vaccini. Ecco, l'importante è che non si pretenda di dire che chi si è vaccinato è un cretino. Ecco, questo è fondamentalmente il messaggio che non deve arrivare, è questo. Io credo che sia importante che in una popolazione si crei una cultura vaccinale. E cultura vaccinale vuol dire avere educazione, educazione civica verso le vaccinazioni. Dopodiché c'è qualcuno che è contrario, che non si vuole vaccinare perché crede che bisogna curarsi con le bacche di ginepro. Va bene, ognuno è libero di fare quello che vuole. Dopodiché nel 2021 non si poteva fare perché di curarsi con le bacche di ginepro si rischiava di far saltare per aria il sistema sanitario italiano. Per fortuna non è saltato per aria anche grazie ai vaccini. Oggi la situazione è molto diversa, ognuno è libero di fare ciò che vuole, però non può pretendere di venire a urlare a un medico, un professionista, che cosa deve fare e che cosa non deve fare. Ecco, questo credo che sia il risultato degli sciamani televisivi, dei santoni da televisione, che evidentemente io ricordo che grazie alle vaccinazioni noi abbiamo salvato storicamente negli ultimi 150 anni più di 3 miliardi di vite, e anche i vaccini per il Covid si dice che abbiano salvato tra i 20 e i 30 milioni di vite. Quindi insomma, mi pare che siano dei dati di fatto. La gente si cura su Google perché i medici non ascoltano più, scrive questo telespettatore o telespettatrice. E questo il collega, il telespettatore può aver ragione. Io credo che i medici devono tornare ad ascoltare. Io personalmente nel mio lavoro l'ho sempre fatto e lo continuo a fare. Noi in clinica lo facciamo, ascoltiamo tutti, facciamo le anamnesi. È chiaro che questo dovrebbero farlo tutti. Non solo credo ascoltare, ma i medici devono ascoltare e visitare i malati, mettergli una mano sulla pancia, mettergli un fonendo sulla schiena, ascoltare i loro problemi, sentire le loro problematiche. Questo credo che sia il nostro dovere e quindi sono d'accordo. Dopodiché non è che perché quel medico non ti ascolta ti curi su internet, perché evidentemente se noi studiamo 20 anni per fare i medici, non è che con un click ottieni quello che si ottiene con tanti anni di studio. Quindi io credo che ci sia bisogno da parte di entrambi, da parte dei medici,
di tornare a fare e ad ascoltare se non lo hanno fatto e se non lo stanno facendo, e da parte però anche della gente di evitare di andare dal medico dopo aver consultato Google dicendogli io ho questa cosa e tu adesso mi devi dare questo farmaco, perché purtroppo qualche volta questo succede. Pronto, buongiorno. Buongiorno, Prego. sono Attilio da Begato. Buongiorno Attilio, prego, faccia la sua Allora, domanda. volevo chiedere al dottor Bassetti, no? Dato che io sono uno dei 3 miliardi e uno che è stato salvato con il Pfizer dal Sì. Covid. Allora, ma perché questi signori si incavolano, non stavo dicendo una brutta parola, Sì. si incavolano, ma per quale motivo? Ma allora la medicina che cacchio serve? A Ecco, niente. Meno sì, male che c'è la Bassetti. grazie. Grazie Attilio, sarà fermato su una, dare un'altra. Grazie Attilio, abbiamo capito, professor Bassetti. Guardi, io grazie a Tiglio la ringrazio, ma sa, vede, io credo di essere stato uno degli esempi liguri e nazionali di che cosa voglia dire oggi occuparsi di vaccini, perché insomma purtroppo ho avuto minacce, insulti, scorte e altre cose. Tutto perché un medico, cioè io, ho detto alle persone che dovevano vaccinarsi e lo rifarei evidentemente. Purtroppo questo è un mondo in cui nella medicina, una cosa che io ho scritto anche nel mio ultimo libro, uno non vale uno. Mi spiace, la medicina non è politica, non è democrazia. Per cui se una cosa dal punto di vista scientifico è corretta e giusta, io la devo dire, anche se non piace al 99% della gente, e non era così con i vaccini perché fortunatamente piacevano al 99% della gente e non viceversa. Però se anche non fossero piaciuti, la medicina non è democratica e soprattutto uno non vale uno. Cioè il mio pensiero non vale come quello del signore che ha telefonato prima. Questo deve essere molto chiaro. Quindi il signore che ha telefonato prima, in un mondo che funziona, non dovrebbe neanche avere parola. Chiaro? Quindi questo è come, cioè, ripeto, qui non è, si tratta di votare, non si tratta dell'esercizio della democrazia, si tratta dell'esercizio della medicina e della scienza, che per farlo bisogna avere delle competenze, bisogna aver studiato, bisogna averlo fatto. Buongiorno, da molti anni ho il virus dell'herpes simplex, successivamente ho sviluppato anche un eritema. Nell'ottobre del 2022 ho avuto un herpes zoster piuttosto importante con ancora conseguenze di neuropatia. Vorrei fare il vaccino per lo zoster, ma ho paura di eventuali effetti collaterali, dato il mio eritema legato al virus. Ho 65 anni e sono una donna, grazie Rossella. Allora, intanto l'herpes simplex e l'herpes zoster sono due cose diverse. Sono due herpes virus, ma uno è il virus più semplice, già simplex, che è quello che per esempio arriva sul labbro, può andare nei genitali, l'altro è lo zoster, che è poi il virus della varicella, che si riaccende ed ha dei quadri molto gravi di neuropatie, cioè di dolori ai nervi. Io credo che nella nostra regione il vaccino per lo zoster, tra l'altro, è offerto gratuitamente a tutte le persone con più di 65 anni, quindi la signora rientra perfettamente, quindi mi sento di suggerirlo fortemente a lei e a molti altri, a lei che ha già avuto un episodio di zoster e a chi non ha mai avuto episodi di zoster, comunque riduce di molto la possibilità di avere appunto il primo episodio di zoster, oltre a ridurre quelle che sono le complicanze successive all'infezione della zoster, che sono complicanze dolorose e difficili da gestire. Buongiorno professore, è vero che c'è stato un abbassamento di difese immunitarie dopo il vaccino? No, balle, balle colossali, anzi, balle mortali per chi li ascolta. Buongiorno professor Bassetti, vorrei sapere se si può fare il vaccino per il Covid insieme al vaccino per l'influenza, grazie. Assolutamente sì, si può fare nella stessa seduta, ma abbiamo già detto tante volte che per quest'anno, non so cosa succederà l'anno prossimo, saranno due punture separate. Quindi si può fare nella stessa seduta, perché dovrebbe essere disponibile insieme,
ma non può essere nella stessa fiala, perché sono, come dire, due iniezioni diverse. Uno fa nel braccio destro, uno fa nel braccio sinistro. Professor Bassetti, ripetiamo ancora una volta perché mi sembrano dei messaggi che stiano arrivando che insomma serve farlo. Chi deve fare il richiamo in questo autunno? Allora, io credo, ed è la mia posizione personale, oltre che quella della società scientifica che presiedo, che debbano farlo tutte le persone over 70, quindi diciamo le persone anziane, perché io un sessantenne oggi personalmente non lo vaccinerei con un richiamo, ma voglio dire, è libero ognuno di farlo. Cioè, diciamo che non perderei per strada neanche un over 70. E non perderei per strada neanche un ultrafragile, cioè fondamentalmente chi ha un tumore, sta facendo la chemioterapia, non chi l'ha fatta 10 anni fa, chi la sta facendo, chi ha la leucemia, chi ha un trapiantato di fegato, trapiantato di rene, chi ha un trapiantato di midollo, chi ha un grave diabete scompensato, chi ha una grave bronchite cronica riacutizzata, chi è senza la milza, chi prende dei farmaci immunosoppressori come il cortisone ad alte dosi da tanti anni. Ecco, queste sono persone che devono, a mio parere, fare il richiamo del vaccino, oltre a tutte le persone che hanno più di 70 anni. Buongiorno, ho 65 anni, buona salute, 3 dosi più Covid asintomatico. Ho fatto anche 2 dosi dell'herpes zoster. Dovrei fare il vaccino per lo pneumococco più l'antinfluenzale. Potrei secondo lei risparmiare il vaccino per il Covid? Non sono un po' troppi? Grazie. Ma a parte che troppi non sono mai, nel senso che considerate che i bambini fanno in una seduta praticamente 6 vaccini insieme, quindi voglio dire, non credo che ci siano problemi di farne. È come andare in palestra anziché andarci 2 volte alla settimana se uno ci va 3 volte, cioè magari il muscolo diventa più forte, gli anticorpi sono più forti. Dopodiché, ripeto quello che ho detto prima, l'indicazione del Ministero della Salute è tutte le persone con più di 60 anni dovrebbero fare la vaccinazione. Io personalmente mi sento di consigliarlo da tutti quelli che hanno 70 anni in poi, dopodiché se uno lo vuole fare a 61 o a 65 lo può fare. Io personalmente credo che sia veramente importante negli ultrasettantenni. Pronto, buongiorno. Buongiorno professor Bassetti. Senta, le volevo chiedere, io sono stata per 10 giorni positiva perché ho fatto una bronchite e praticamente ero positiva, però sono stata curata col Brufen da 600 per 7 giorni. Dopo 10 giorni sono negativa. Adesso col vaccino come mi devo comportare? Grazie, Guardi signora, signore. allora le dico questo, l'ho già detto la settimana scorsa con Tiziana, dobbiamo azzerare, azzerare tutto quello che è avvenuto prima di questa campagna di richiamo, sia per quanto riguarda le dosi che per quanto riguarda le infezioni. Quindi lei deve fare il richiamo, a prescindere che abbia fatto 10, 20, 30 volte il Covid, a prescindere che abbia fatto 4 o 5 dosi di richiami vaccinali prima di oggi. Quindi azzeriamo tutto e con questo autunno 2023 si parte con una campagna di richiamo annuale Covid e influenza. Non ce ne frega niente di quanti tamponi positivi uno abbia avuto. Chiaro? Quindi rispetto a quello che avveniva nel passato, che ma no, ma ho avuto 2 vaccini più un Covid, 2 Covid più un mezzo vaccino, 4 quinti di vaccino. No, boh. Si va dritti sul richiamo per tutti, quelli che rientrano nelle categorie che ho appena detto. Questo telespettatore o telespettatrice scrive: ho 76 anni, purtroppo il vaccino per lo zoster è gratuito solo per persone con particolari patologie, altrimenti è a pagamento ed è anche abbastanza caro. Lo ricordiamo ancora una volta, è gratuito nel 65esimo anno di età oppure, come scrive questo telespettatore, per chi ha alcune patologie particolari. Allora, andiamo a sentire chi è in linea. Pronto, buongiorno. Buongiorno, Prego. parlo, no, ma sono un po' incontinenti. Volevo dire una domanda al professor Bassetti. Sì. Beh, ecco, volevo chiedere, questa mascherina, allora, se i ragazzini c'è la mascherina, sarà una domanda un po' stupida, però poi quando escono da scuola con le ragazzine non si daranno qualche bacetto e la bocca non è
lo strumento più dove ci sono microbi e cose. E allora cosa gli serve la mascherina? Niente. Grazie. Infatti grazie. Non serve a niente, infatti la mascherina è una grandissima stupidaggine usarla a scuola. Lo ripeto, usare la mascherina a scuola è una stupidaggine in questo contesto, anche perché hanno fatto 3 mesi in cui sono stati in vacanza e si sono dati bacini, bacetti, sono stati in discoteca, sono stati sulla spiaggia, sono stati a mangiare la pizza, giustamente, e adesso la facciamo, gli mettiamo la mascherina. Sono le solite, diciamo, uscite demenziali sulla scuola, senza nessun supporto peraltro scientifico, se non quello di ogni tanto se ne esce qualcuno perché ha bisogno di qualche titolo sul giornale, fondamentalmente. Quindi condivido in pieno, le mascherine a scuola sono una grandissima stupidaggine. Mi pare che anche il Ministero della Salute ha preso una linea abbastanza chiara sulle mascherine a scuola questa volta, dicendo che è bene evitare anche di parlarne. Buongiorno professor Bassetti, ho fatto il Covid ad agosto, 3 dosi. Come devo comportarmi ora? Posso fare il vaccino anti-influenzale? Ho 65 anni. Allora, io credo che il vaccino anti-influenzale lo possa fare. Per quanto riguarda il vaccino, il richiamo Covid, come lo dovremmo chiamare, ripeto quello che ho appena detto, lei rientrerebbe nelle categorie vaccinabili, perché ha 65 anni, però insomma può decidere di farlo. Io personalmente credo che noi dobbiamo indirizzarci molto, molto verso gli over 70. Buongiorno, sono Rita, volevo sapere l'opinione del professor Bassetti sul vaccino in gravidanza. Mia figlia è incinta la 14ª settimana, ho letto che è consigliato in tutte le fasi della gravidanza. Cosa ne pensa? Io credo che sia una buona idea per 2 ragioni. Primo, perché se si fa la malattia in gravidanza si va incontro a maggiori complicanze anche dell'infezione, cioè fondamentalmente quando si è in gravidanza è un po' come se si fosse un po' immunodepressi. E soprattutto il vantaggio della vaccinazione in gravidanza è che io, montando gli anticorpi, li passo al nascituro e quindi il bambino, il neonato poi avrà degli anticorpi con cui si potrà difendere nei confronti di questa infezione, perché sappiamo che se questa infezione si fa quando si è molto piccoli potrebbe avere delle complicazioni. Quindi ha 2 benefici per la mamma e per il feto. Allora, l'ultimo messaggio, la telefonata, chiedo scusa regia. Pronto, buongiorno. Dovete togliere l'audio della televisione quando ci chiamate, se no, come in questo caso, ci sentite con ritardo. Prego, la sua domanda, signora. Sono Giovanna, buongiorno. Prego. Io sono 85 anni, ho fatto tutte le dosi dei vaccini, perché sono pro vaccini, e adesso avevo chiesto anche il cosiddetto richiamo, che tutti non sanno cosa sia, chiamando i numeri del CUP. Per di più ho detto faccio lo zoster, faccio il vaccino per lo zoster, e mi hanno detto che non si può prenotare perché non c'è posto. Io questo non ho capito. Signora, però questo diciamo il professor Bassetti, grazie per la sua telefonata, però questo diciamo non se ne occupa il professor Bassetti, bisogna che lei poi cerchi di capire un po' con il suo medico e con la ASL per questo. C'è anche questo messaggio che arriva da un telespettatore che dice: Bassetti, mio padre è morto per il vaccino Pfizer. Beh, io guardi, a me dispiace, io piango come suo padre, bisogna però vedere, perché ad oggi in Italia le morti legate certamente alle vaccinazioni anti-Covid non arrivano alle 20 unità in tutta Italia, da quello che è stato stabilito da parte dell'AIFA, e quindi stiamo parlando di milioni di dosi somministrate, oltre 125 milioni di dosi somministrate con meno di 20 casi. Quindi attenzione, perché dire che una persona è morta per il vaccino bisogna dimostrarlo, perché se no è una opinione, come tale resta, come tutto quello che si dice delle morti improvvise, dicendo che in questo paese sembra che nessuno morisse di morte improvvisa prima dell'avvento dei vaccini. Ricordo che i numeri, non dico io, ma basta guardare i numeri all'Istat, sono esattamente identici prima che arrivasse il vaccino e oggi, relativa alle morti giovanili o alle morti improvvise. Dopodiché, se io dico queste cose, dicono che sono
di parte, e quindi io purtroppo con alcune persone non si può parlare, quindi, e io sinceramente posso dire una cosa, non ho neanche più voglia di parlarci, quindi stiano tra i loro simili e si facciano coraggio uno con l'altro. Grazie professor Matteo Bassetti, buona giornata e buon lavoro.